Parlare di ricerca umanocentrica è un po', diciamo così, un acronimo per sintetizzare un concetto molto complesso. Il tipo di ricerca che noi facciamo è una ricerca che è dedicata espressamente all'essere umano. In generale uno potrebbe obiettare che ogni ricerca in qualche maniera è dedicata agli esseri umani, però quelle che facciamo noi sono proprio destinate a essere in contatto con l'essere umano. Per cui se lei rilegge l'intera strategia legata alla robotica, il nostro obiettivo di lungo termine è quello di fare, per esempio, dei robot che possano fra 10 anni essere nelle case e servire gli umani, quindi aiutarli a fare lavori in casa, aiutare gli esseri umani sul posto di lavoro con lavori pericolosi e faticosi, mandare wireless delle analisi chimiche o mediche che intanto sono fatte dal robot stesso su un anziano. Il limite un po' più spinto che di solito si menziona è quello del robot come macchina senziente, cioè capace di, se vuole, di interagire socialmente con gli altri esseri e di adeguarsi. È chiaro che, capisce, quanto più si va avanti in questa direzione, tanto più poi subentrano problemi etici, addirittura legali, perché in teoria se una macchina diventa così evoluta da poter prendere decisioni e da poter interagire socialmente, si apre anche il discorso di dire, beh, ma se questa macchina pensa, vuole, decide, allora qual è la differenza se fa un errore? Anche questa macchina ha delle responsabilità, no? E quindi qual è la differenza con un essere umano cui noi attribuiamo responsabilità e in caso di errori dobbiamo punire, per esempio. Quindi è un discorso molto complesso. Vede, quello non era in realtà un robot, era un computer, no? Che era stato programmato per fare molto bene certi calcoli, in particolare per simulare, per prevedere le mosse, le tante mosse possibili in una partita di scacchi. Il robot è una cosa estremamente più complessa perché è un oggetto che con gli umani interagisce. Kasparov non aveva davanti un aggeggio visibile, aveva sostanzialmente una specie di schermo di computer, se vuole, no? E noi siamo abituati a interagire col computer, no? Non lo chiamiamo robot. No, qui si tratta di fare qualcosa che è in grado di interagire con noi anche fisicamente, meccanicamente. Il robot può essere antropomorfo, può anche non esserlo, può fare delle azioni al posto nostro. Diciamo che l'idea è quella che una persona anziana che è in casa, che non ha voglia di alzarsi dalla poltrona, non può, dica robottino, vammi a prendere un bicchiere d'acqua, e il robot ci va,